Si è svolto questa mattina presso l'Istituto Comprensivo Sciascia di Talsano l'evento Olimpiadi della Legalità, in cui gli studenti hanno partecipato a varie attività sportive promuovendo il gioco pulito e rispetto delle regole. L'evento ha visto la partecipazione del dirigente scolastico Annunziata Carrera, il provveditore agli studi di Taranto Vito Alfonso, l'avvocato Anna Chiara Vimborsati e l'assessore alla pubblica istruzione Desiree Petrosillo, che hanno sottolineato l'importanza dello sport nel combattere il bullismo e favorire l'integrazione sociale. Un progetto sulla legalità, sui valori, sulle regole a partire dalla Costituzione, che ha affrontato ovviamente il tema dello sviluppo della cittadinanza, lo sviluppo dell'appartenenza ad una comunità. Abbiamo trattato i temi del bullismo, del cyberbullismo, ma anche del rispetto, della collaborazione e del rispetto anche delle cose comuni. Questo progetto è iniziato sulla carta con molte aspettative e diciamo non ha deluso nessuna aspettativa, anzi è andato ben oltre quello che era la nostra prospettiva, e quindi siamo ben felici di averlo concluso nel miglior modo possibile, e il prossimo anno sicuramente si ripeterà. Sì, assolutamente, sport e legalità sono valori fondamentali del vivere comune. Poi tra l'altro questa giornata viene a brevissima distanza dalla giornata della legalità, che come ben sappiamo celebra grandi figure della Repubblica che hanno dato la loro vita alla Repubblica. E dicevo, lo sport garantisce la crescita personale, lo sviluppo personale, il rispetto delle regole, e quindi non può che ripeto, andare di pari passo con la legalità e soprattutto nella formazione della personalità di ciascun individuo. Sì, una bellissima giornata di festa oggi, giornata conclusiva di questa attività cominciata a novembre, come immagino sia stato già detto, ben oltre tutte le aspettative per i lavori con i ragazzi, per i cortometraggi, per il codice comportamentale. Ecco, forse l'unica novità più importante che mi sento di aggiungere rispetto a quello che abbiamo fatto e detto in questi mesi è che il codice comportamentale redatto dai ragazzi sarà comunque pubblicato con il sigillo del Ministero dell'Istruzione, con la sottoscrizione anche da parte dell'ambito territoriale di Taranto, e quindi possiamo dire realmente oggi che l'Istituto Sciascia di Taranto Talsano è il primo istituto della provincia di Taranto dove è elaborato in maniera democratica effettivamente il proprio codice comportamentale, che sarà affisso all'albo di questo istituto, e tutti gli organismi di democrazia che abbiamo istituito quest'anno presso l'istituto rimarranno in carica e avranno anche un regolamento di funzionamento. Oggi una giornata di festa, abbiamo avuto anche le istituzioni qui presenti, sta per arrivare anche il delegato dell'ambito territoriale, e ci avvaliamo anche oggi dell'attività dell'associazione Basket e Sport Talsano con queste Olimpiadi della Legalità, che sono effettivamente un modo per celebrare attraverso il gioco inclusivo quello che abbiamo imparato in questi mesi. Quindi davvero una bellissima giornata, una bella conclusione, ma solo l'inizio di una collaborazione che continuerà nei prossimi anni.